Per concludere, passo la parola al dottor Daniele Scalia, segretario scientifico di ISAG. Grazie Enrico. Allora, siamo già fuori tempo massimo, quindi fra un po' ci butteranno fuori, poi è ora di pranzo, cercherò di essere brevissimo. C'è una cosa molto importante a cui si è solo accennato, ma non è stata approfondita, che è la questione degli italiani, o meglio dei sudamericani di origine italiana, quindi delle comunità di oriundi. Vorrei trattare brevemente di questo particolare fenomeno anche da un punto di vista abbastanza pratico, politico ed economico. Un importante storico della politica estera italiana, australiano, Richard Bosworth, scrisse che il popolo italiano a suo tempo conduceva una propria politica estera che era indipendente da quella dello Stato e lo faceva tramite l'immigrazione. A suo giudizio, forse un po' esagerato, però l'immigrazione avrebbe potuto fondare per l'Italia una potenza più grande e più duratura di quella della Gran Bretagna, della Francia, degli altri paesi colonialisti, dando in maniera pacifica tramite l'immigrazione quell'impero coloniale che l'Italia cercò di conquistare, riuscì a conquistare, ma in maniera non certo duratura. Si trattava senz'altro di un'immigrazione diversa da quella britannica, che era legata a una dominazione coloniale ed era più simile all'immigrazione che qui oggi assistiamo da paesi come l'Africa, come quelli dell'Africa, come la Cina, come l'Est Europa. Un tipo di immigrazione che inizialmente diffondeva pregiudizio e ostilità verso gli italiani, ma che poi successivamente, nel medio-lungo periodo, permetteva di creare comunità italiane abbastanza folte, integrate nella società ospite, influenti anche sulla loro politica. E quindi sono abbastanza chiari i possibili vantaggi. Il fatto che ci fosse una parte della popolazione favorevole a mantenere buoni rapporti con l'Italia, il fatto che aiutassero a diffondere la cultura italiana e poi i cosiddetti acquisti della memoria, quindi la preferenza che potevano avere per prodotti italiani che richiamavano le loro origini. I governi italiani però ignorarono gli emigrati almeno fino alla fine degli anni 70 dell'Ottocento, quando Crispi, che era capo del governo, ma anche ministro degli esteri, e Carlo Dossi, che è famoso soprattutto come letterato della Scapigliatura, ma è anche capo di gabinetto degli esteri, cercarono di cambiare questo stato di cose, ad esempio invitando i diplomatici a impegnarsi a dialogare, a tutelare, a studiare il fenomeno delle colonie all'estero per tentare di mantenerle legate alla madrepatria. Lo Stato finanziò anche associazioni e scuole italiane all'estero e in quel periodo nacque, anche se questo però da iniziativa privata, la Società Dante Alighieri. La linea di Crispi e di Dossi non fu poi seguita dai successori. Solo nel 1920 Sforza, ministro degli esteri, creò una direzione generale delle scuole italiane all'estero e nel 1927 Mussolini fece una direzione generale per gli italiani all'estero e nel 1928 un comitato per l'espansione della cultura all'estero. Il problema della politica fascista che si impegnava moltissimo sul fronte degli italiani all'estero è che non veniva fatto solo tramite lo Stato ma anche tramite il partito, quindi si creava questa sovrapposizione in cui non c'era solo l'attività istituzionale ma anche quella di parte, quella faziosa ideologizzata, per cui si creavano divisioni sia insieme alle comunità italiane all'estero sia tra queste comunità e gli indigeni. Nel dopoguerra, un'iniziativa importante fu quella di Nenni, che creò la Direzione Generale delle Relazioni Culturali, quindi qualcosa che prefigurava il soft power di cui poi hanno iniziato a parlare solo molti decenni dopo gli accademici, a partire da quelli nordamericani, cioè la diffusione della cultura italiana come strumento per illegittimare il paese dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. L'attenzione è calata dagli anni 70 evidentemente perché è in quel momento che ci sia l'inversione del saldo migratorio e quindi l'Italia diventa un paese che attira l'immigrazione anziché diffonderla. C'è stato comunque un interesse rinnovato dopo il 2000, l'abbiamo visto con iniziative come il voto per gli italiani all'estero, come il fatto che siano state organizzate delle conferenze regolari
su vari temi che potevano essere parlamentari di origine italiana all'estero o qualsiasi altre cose. La cosa importante da notare però è che questo interesse si concentra sempre sugli italiani all'estero e non sugli oriundi. Decisione che potrebbe forse anche essere azzeccata, visto che quando parliamo di oriundi parliamo di persone il cui legame con l'Italia è di molte generazioni precedenti. Però sicuramente è un qualcosa che si dovrebbe discutere se pensiamo ai puri dati matematici. Prendiamo il caso dell'Argentina. In Argentina i cittadini italiani sono 665.000, che è un dato non trascurabile, ma gli oriundi, cioè coloro che hanno almeno un antenato italiano, sono 20-25 milioni, quindi più del 50% della popolazione è origini italiane, anche se poi gli italofoni sono solo, per modo di dire, 1,5 milioni. Si possono citare tra gli argentini di origini italiane sei presidenti, sette se si dà credito alla teoria secondo cui Perón fosse di origine sarda. Anche generali della dittatura, i più importanti, Galtieri e Bignone, erano proprio italiani, diversi artisti, possiamo citare Astor Piazzolla e moltissimi sportivi, quello probabilmente più famoso di tutti adesso è Lionel Messi, che ha origini venete, se non sbaglio. Dal punto di vista dei termini assoluti, l'unica comunità di oriundi che supera quella argentina è quella dei brasiliani, sono secondo le stime tra i 25 e i 30 milioni. Con concentrazione in alcune regioni, ad esempio nella regione di San Paolo, sono circa il 25%, ma nella città raggiungo il 50%, abbiamo il 35% nella regione di Paranà, il 45% in quella di Santa Caterina, il 50% nella regione di Spirito Santo e gli italofoni sono circa 4 milioni. Anche qui in Brasile abbiamo avuto tre presidenti di origine italiana, numerosi altri personaggi, tra cui sportivi, come possiamo citare pure a titolo di esempio Ayrton Senna. Credo che le cose che sarebbero interessanti da valutare, qui non abbiamo evidentemente il tempo, ma è quanto gli oriundi dell'America Latina, così numerosi, possano inserirsi in qualche modo nella strategia politica estera italiana. Quindi anche capire in che misura queste comunità di oriundi alimentano, possono alimentare legami economici, flussi commerciali con l'Italia. E quanto è sentita comunque l'italianità, perché come dicevo parliamo comunque di oriundi e quelle origini italiane affondano magari addirittura fine dell'Ottocento, comunque inizio del Novecento, quindi bisognerebbe indagare quanto effettivamente la coscienza dell'italianità e l'interesse verso l'Italia di questi latinoamericani di origine italiana. Però non abbiamo evidentemente il tempo, quindi vi ringrazio per l'attenzione, non solo per me, ma per tutta la conferenza. Grazie, dottor Scalia.